proprio di San Francesco, potentissima, semplicissima. O Signore, fai di me uno strumento della tua pace, dove odio, fa che io porti l'amore, dove offesa, che io porti il perdono, dove discordia, che io porti l'unione, dove dubbio, che io porti la fede, dove errore, che io porti la verità, dove disperazione, che io porti la speranza, dove tristezza, che io porti la gioia, dove sono le tenebre, che io porti la luce. Abbiamo detto che la tenerezza è la finezza dell'amore. Mi sono spesso domandato e non ho trovato risposta da dove venga la tenerezza, ma nemmeno oggi lo so. L'unica cosa che so è che quando sento una luce negli occhi, o vedo la luce negli occhi di qualche persona, o sento la luce sulla pelle e sento un po' di calore davanti a un camino, io sto bene. E allora la tenerezza è luce e calore. E i bambini, quando vedono una luce, una candela, quando sentono calore, stanno bene. Per questo abbiamo bisogno tutti di tenerezza. E allora possa la via crescere con voi, il vento essere alle vostre spalle, il sole scaldare il vostro viso, e possa Dio tenervi nel palmo della sua mano. Prendetevi tempo per amare, perché questo è il privilegio che Dio vi dà. Prendetevi tempo per essere amabili, perché questo è il cammino della gioia. Prendetevi tempo per ridere, perché il sorriso è la musica dell'anima. Prendetevi tempo per amare Dio, amare la vita e amarci fra di noi con molta, molta tenerezza, perché la vita è troppo corta per essere egoisti. Dio ci benedica tutti, Padre e Figlio e Spirito Santo. Andiamo in pace. Andiamo in pace.